Ai confini della costellazione di Orione e dei Gemelli, entrambe ben visibili nei cieli serali di febbraio, verso sud si trova la nebulosa NGC 2174, dalla forma alquanto particolare. Gli astronomi l'hanno ribattezzata testa di scimmia proprio perché, osservata con un buon telescopio, mostra le vaghe sembianze del capo di una scimmia visto di profilo. In realtà, questo oggetto celeste, che si trova a circa 6.400 anni luce da noi, è una zona di formazione stellare, una nube di gas, principalmente idrogeno e polveri, al cui interno sono presenti alcune giovani stelle molto brillanti. È proprio la loro radiazione ultravioletta a illuminare la nebulosa, ionizzando l'idrogeno di cui è composta e donandole così quella tipica colorazione rossastra. Lasciamo la nebulosa testa di scimmia e diamo ora uno sguardo al cielo serale di questo mese. Volgendo lo sguardo a sud troviamo il cane maggiore con la scintillante stella Sirio, l'unicorno, il cane minore con la luminosa Procione, il cancro e l'idra. Verso ovest spicca il toro con le Pleiadi. In quella direzione si possono ammirare anche Orione, l'Auriga, Perseo e i Gemelli. Verso nord ruotano attorno alla stella polare il Drago, l'Orsa Maggiore, la Giraffa, Cassiopea e Cefeo. Verso est il Leone è alto in cielo, mentre più in basso sorgono la Vergine affiancata dalla chioma di Berenice e Bote con la sua brillante stella Arturo. Per quanto riguarda i pianeti, Mercurio nei primi giorni del mese può essere scorto subito dopo il tramonto del Sole, basso verso sud-ovest. Poi, con il passare dei giorni, il pianeta si avvicina al Sole, fino alla congiunzione del 26 febbraio, risultando così inosservabile. Sempre sul far della sera, ma più alto nel cielo verso sud-ovest, spicca luminosissimo Venere, il cui periodo di visibilità aumenta progressivamente con il passare dei giorni. Il cielo del mattino è invece caratterizzato da uno spettacolare trio planetario, composto, in ordine di apparizione sopra l'orizzonte sud-orientale, da Marte, Giove e Saturno, nelle ore che precedono l'alba. Anche a febbraio la Luna ci regalerà delle interessanti congiunzioni planetarie, in particolare il 18 con Marte, il 19 con Giove e il 20 con Saturno. Il nostro satellite naturale sarà in prossimità di Venere la sera del 27. Ricordiamo infine che la Luna sarà piena il 9 e nuova il 23. Il 9 la Luna si troverà anche in prossimità del perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra, apparendoci così leggermente più grande e luminosa del solito.